Giornata triste per un ex concorrente del Grande Fratello che ha dovuto affrontare un lutto a dir poco straziante. Le sue parole. Sono ore difficili per un ex concorrente del Grande Fratello che in queste ore ha affrontato un lutto a dir poco straziante. Infatti una sua amica si sarebbe tolta la vita, l'amara e triste confessione sui social. Giornata di lutto per un ex protagonista della trasmissione, via Web Source. Un grave lutto in queste ore ha colpito Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello ed ex professoressa di Tiki Taka nonché insegnante. La comunicazione è arrivata attraverso le stories pubblicate su Instagram. Qui la Lombardo ha spiegato che nelle scorse ore ha perso una sua cara amica, Sandra. Una morte che oro è amara da digerire visto che la donna si sarebbe tolta la vita. La Lombardo, dopo aver dato la notizia, si è avventurata in una lunga riflessione sull'influenza che hanno i social sulla vita quotidiana di molti individui. L'ex concorrente della casa sostiene che da un lato ognuno ha in mano le redini della propria esistenza e della propria felicità, infelicità, dall'altro ha scritto che senza dubbio l'avvento massiccio delle piattaforme web sta fomentando in maniera vertiginosa un modello di vita teso a creare ansie e disturbi da non sottovalutare. Ambra, come prevedibile, ha deciso di tacere sui dettagli di come la compagna abbia perso la vita. Quel che però emerge dalle sue riflessioni relative al mondo della rete è che Sandra sembra che sia in qualche modo stata lambita dal lato oscuro dei social. Grande Fratello, lutto per Ambra Lombardo, l'amica si suicida Ambra Lombardo in uno scatto sui social network, via Instagram. Sul proprio profilo social Ambra Lombardo si è lasciata andare ad un ragionamento inerente all'universo dei social. Secondo la professoressa di origini siciliane oggi ci sono troppe persone che tendono a lasciarsi irretire da quel che vedono sul web e a finire per rifuggire la vita reale, cercando un ristoro illusorio in quella virtuale dove tutto ha il sapore della fiaba, del mito, dell'idealizzazione della perfezione. Inoltre sempre secondo l'ex soubrette di Tiki Taka la rete ha un volto oscuro che ha il potere di insinuarsi nelle fragilità di alcune persone, facendole credere di essere inadeguate e spingendole a inseguire una vita all'ultima moda, fatta di griffe, sponsor, viaggi e chi più ne ha più ne metta. Così infine l'insegnante si è lasciata andare ad un ultimo addio alla sua amata amica.